Bonjour, bonjour tout le monde e benvenuti, benvenuti in un'altra puntata di I Love Jesus, un programma creato per te che ami Gesù. Allora, oggi non abbiamo telefono, non abbiamo niente perché siamo in fase di ristaurazione dopo questa ondata di eventi, ministri, pastori, colazioni e tutto il resto. Per quello, no, beh, sì, vediamo, ma no, 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 questo lo vediamo dopo. Quello che sì dobbiamo fare qui è aprire la pagina di Facebook che ho qui davanti a me per poter rispondere un po' alle domande. Buonasera, Angelo Mutto. Angelo, risponderò alla tua domanda. Ho fatto un piccolo studio riguardo, ma permettimi di leggerla. Allora, mettiamo qui punto chiocciola e la password de Facebook, e la mia password di Facebook è ecco, perfetto. E voilà, adesso siamo quasi dentro. Come va, ragazzi? Tutto bene? Codici accesso necessario, inserire il codice SMS che viene dove? Oh mamma, e dov'è il codice SMS? Codice SMS, esci fuori? Codice SMS, dove sei? Codice SMS? Dimmi dove sei, il codice per accedere, ma non ci posso credere. Aspettate, forse ce l'ho là. Un attimo. Allora, vediamo. Codice SMS. No, non è qua. Oh, ma non ci posso credere, ma mi date questo fastidio adesso, ma giusto adesso. Dov'è il codice? Qualcuno per caso sa il codice SMS per entrare su Facebook? No, beh, vabbè, allora ve lo leggo di qui. E non c'è, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Punto. Vai fuori. Vabbè, comunque. E come vi stavo dicendo, buonasera, quello che faccio è vi leggo da qui. Fregato. Voilà. Ci sono qui. Commenti, commenti. No, non posso leggere i commenti di qui. Perché non posso leggere i commenti di qui? Perché? Fammi vedere. Rimpiccioliamo. No, lì si è girato. Oh mamma. Esci fuori. Uff, scusate. Ci sono un po' di piccoli problemi tecnici, ma i problemi sono per superarli, signori. Se non superi i tuoi problemi, allora sarai un mediocre tutta la vita. Devi capire che ogni avversità è stata creata per disegnata nell'inferno, ma in cielo per vincere. Eccolo qua, ta, ciapa su. Ok. Bene, allora abbiamo Angela Muto, non Angelo, Angelo il fratello, Angela Muto, Angela Muto, Angela Muto, esatto. Sono femmina, infatti, chiedo scusa Angela, chiedo scusa, siamo negli ultimi tempi. Negli ultimi tempi mi emoziono, guarda, nemmeno si singhiozzo quando mi emoziono. E sappiamo che ci sono problemi con il gender. Per quello a volte può scappare, scusami, so che hai il muso, ti sei arrabbiata, chiedo pubblicamente scusa a Angela, che non è Angelo, è Angela, è Angela, è Angela. Ma è colpa tua, Angela, giustificazione, perché non c'è la tua foto, dove c'è, mi dice Angela Muto, non c'è la foto, c'è un albero in un tramonto. Beh, avrei dovuto capire che chi mette un albero con un tramonto è sempre verso il femminile, comunque. Ti chiedo umilmente scusa, spero tu mi perdoni pubblicamente. Vediamo, vediamo. Non mi ha perdonata. Sante parole. Ok, grazie Angela, ti ringrazio tanto, Angela. Bene, adesso sì, in risposta a Roberto Muto, che mi chiede. C'è una tecnica, io le dico sempre, c'è una tecnica, tu devi fissare lo sguardo sulla persona. Questo l'ho studiato all'università in Highlands, dove in psicologia se tu ti vuoi ricordare il nome delle persone, fissi lo sguardo e fissando lo sguardo occhio con occhio tu dice Angela, Angela, Angela. E così ti rimane nell'inconscio e nelle cellule cerebrali fissato il nome della persona e non ne sbaglierai mai più. Allora Maria.
La domanda di Maria Mutto è: ciao Martin, se gentilmente potresti darmi deludicizzazione sulla liberazione. Penso che la deludicizzazione non è tanto deluciare o portare alla luce, delucidazione. Delucidazione dal greco, dal verbo delucidare, vuol dire portare alla luce, giusto? Portare alla luce. Sulla liberazione. La domanda è questa: può una comunità rifiutarsi di riconoscere che un credente può non essere libero anche avendo lo Spirito Santo? Punto di domanda. Come ci si deve comportare in un caso di questo tipo? Ti ringrazio per la tua disponibilità e infinite benedizioni. Angela carissima, benedico anche te. Scusatemi. Oh. Ah, eccoci qua. E in risposta alla domanda, io credo che quello che tu mi stai cercando di dire è se un credente può essere influenzato dai demoni, in poche parole. Cioè, può una comunità di lettura rifiutarsi di riconoscere che un credente può non essere libero, cioè oppresso, avendo anche avendo lo Spirito Santo. Sì, allora, il problema è questo. E quando ci mettiamo a fare delle lezioni sulla liberazione, quando tu non hai liberato mai una persona in vita tua. Allora, se tu hai liberato una persona, ti rendi conto che liberare una persona non credente è molto pericoloso. Perché? Perché non avendo lo Spirito Santo, e dal momento che Satana ritorna, io stavo spiegando a questi pastori. Bene, ditemi se siamo live, proprio sul più interessante. Ditemi se siamo live, ragazzi. Sì. Si aveva bloccato. Siamo in onda? Ditemi se siamo in onda o no. Qualcuno proprio sul più interessante. Ok, siamo in onda o non siamo in onda? Siamo in onda. Ok. Adesso sì. Perfetto, siamo ritornati. Noi siamo così, noi spariamo per un attimo, ma poi torniamo. Ci sei di nuovo, perfetto. Ora, devo aumentare la linea, ragazzi, devo aumentare la linea e mi sto veramente stancando perché ogni volta che devo fare una puntata ci sono delle cose, e soprattutto quando si parlano di queste cose. Per quello, ditemi se si blocca così non sono a parlare al muro. Ok, vi stavamo dicendo che c'era Angela, detta anche Maria, o Angelo, dipende dalla giornata, ha fatto una domanda. E la domanda della nostra cara Angela era precisamente, andiamo a cercare la risposta alla domanda di Angela, detta anche Maria, la domanda è questa: può una comunità rifiutarsi di riconoscere che un credente può non essere libero anche se avendo anche lo Spirito Santo? Sì, il responsabile è il pastore, perché la comunità sono le pecore e chi guida il pastore. Se il pastore insegna queste cose, tutti dicono amen, anche se non è biblico. Come ci si deve comportare in un caso di questo tipo? Prima di tutto devi andare alla parola di Dio e spiegare con la parola al pastore come stanno le cose. La domanda che devi porre al pastore è: pastore, quanti demoni hai cacciato via in vita tua? E se la risposta è zero, allora capisci che qui sono solo libri, insegnamenti di libri e non rivelazioni personali. Voglio farvi vedere qualche passo della parola di Dio affinché tutto ok, perfetto, affinché vi faccia vedere come stanno le cose alla luce della scrittura. Se tu vuoi capire come stanno le cose nel mondo spirituale, devi per forza conoscere quello che la scrittura dice. Ditemi se stiamo andando bene. Buonasera Graziella, buonasera Cristina Cabras, buonasera Angela, Angela l'abbiamo salutata, Iva, Giovanna e tutto il resto della tribù. Allora, se mi confermate che siamo in onda, vado avanti. Io nel frattempo vi metto un passo della Bibbia. Può una persona che ha lo Spirito Santo avere influenze demoniache o addirittura essere posseduti? Allora, la parola posseduto in primo luogo non esiste nella Bibbia. Io non credo che il demone può entrare nella carne o nel corpo di una persona tranne che per mezzo di una malattia. Allora tu mi dici, ma io ho visto la persona muovere lo stomaco. Allora, il combattimento è nella mente. E per mezzo della mente, noi non ci rendiamo conto quanto è potente la mente.
E il diavolo quello che vuole controllare è la tua mente, perché se riesci ad avere il controllo della mente, può avere il controllo dei tuoi sentimenti. E se hai il controllo dei tuoi sentimenti, avrai il controllo della tua lingua, perché dell'abbondanza del cuore, dove nascono i sentimenti, parla la bocca. E tutto quello che il diavolo vuole è il tuo timone. Perché ogni cosa che io ricevo nella mente, prima di farla scendere al cuore, deve essere filtrata per mezzo della parola di Dio. Ossia, ogni informazione che io ricevo, la devo filtrare per mezzo della parola, prima di farla arrivare al cuore. Perché una volta che nel cuore, uscirà dalla tua bocca. E vita e morte nel potere della lingua. Allora, può una persona che ha lo Spirito Santo avere influenze demoniache? Certo, perché lo Spirito Santo è uno con il mio spirito, ma l'influenza demoniaca è nella carne. Ora, il diavolo non è una sola cosa con la carne. Il diavolo ha il peccato nella carne, che è il punto di contatto tra la carne e il demone. È il peccato quello che utilizza per poter trasmettere i sentimenti. Prima che il peccato entrasse nella carne per mezzo della bugia detta da Satana e abbracciata da Adamo ed Eva, prima che quel peccato venisse a dimorare, poteva solo tentarlo con la carnalità, perché la donna ci casca nella tentazione, ma la donna non aveva il peccato, per quello non perché uno ha il peccato, non ha il peccato, la tentazione non opera sulle persone. Certo che opera sulle persone, lo vedi all'inizio della creazione con Adamo ed Eva e con i figli degli uomini di Dio in Genesi capitolo 6, che non sono angeli, i quali vedono le donne, le figlie degli uomini, e li prendono, fanno lo stesso che fa Eva nel giardino dell'Eden, vede l'albero e ne prese. Vuol dire che lì avvolveva quello che sono i desideri terreni dell'uomo, e per quello i figli dell'uomo, Dio dice, il mio spirito non contenderà più con l'uomo, non con gli angeli. Per quello questa dottrina che Genesi 6 erano degli angeli è completamente falsa, non è vera. E mi dice, e da dove venivano questi uomini, questi figli di Dio? E beh, se Dio gli dice alla donna che da oggi tu partorirai con dolore, vuol dire che prima non partoriva con dolore. E vuol dire che c'erano dei figli che già aveva partorito prima la caduta. Ed ecco da dove vengono quei figli di Dio. Una volta che anche loro cadono, Dio dice, il mio spirito non contenderà più con l'uomo, perché ormai sono stati tutti privi della gloria di Dio. Comunque, tornando a noi, può una persona che ha lo Spirito Santo avere influenze demoniache? Ci puoi giurare, io non libero le persone se non sono nate di nuovo. Perché se tu liberi una persona che non è nata di nuovo, il demone torna nella persona, lo dice la Bibbia, ve lo farò vedere. Ma prima vi devo far vedere come Satana può benissimo presentarsi in un luogo dove Dio dimora. E questo lo vediamo nell'Antico Testamento, vi faccio vedere un passo, eccolo qua. Giove capitolo 6 versetto 1, che dice... Un giorno avvenne che i figli di Dio, e vedi, notate che qui, adesso ho capito perché, scusate, questa è colpa mia. Allora, notate qua, dice che i figli di Dio, ingrassiamo, i figli di Dio, in nero no, Roberto, non mettermi più quel colore, i figli di Dio, come in Genesi capitolo 6, molti dicono che sono degli angeli, in questo caso sì sono degli angeli, ma quando parla di figli di Dio in Genesi capitolo 6 non sta parlando degli angeli, sta parlando bensì quelli figli che aveva partorito Eva prima della caduta dell'uomo. Andarono, e per quello dal momento che questi sono angeli non caduti, li mettiamo in verde, ecco. Andarono a presentarsi davanti a Dio, e in mezzo a loro andò anche Satana. Notate che Satana si presenta faccia a faccia con Dio e ha anche un dialogo, Cioè vuol dire che Dio non ha nessun problema di vedere al diavolo, anche se lui è tenebre. È vero che non so, la luce e le tenebre non sono compatibili, ma come essere spirituale, quando Satana è andato a presentarsi davanti a Dio, era lì, era di fronte al trono di Dio. E oggi, di fronte alla presenza di Dio, oggi la presenza di Dio è dentro di noi. Può un demone coabitare in una persona? Ora io ripeto, io sono convinto che il demone non vive dentro le persone, perché la parola
posseduto non esiste nei testi originali. In ogni passo dove trovi la parola posseduto, nei testi originali in greco dice aveva un demone. Tu puoi essere indemonizzato, cioè avere influenze, e tutte le influenze che il diavolo ha è per mezzo del peccato, attraverso le fortezze, che sono ragionamenti, tutto quello che si innalza orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, e i pensieri che noi dobbiamo rendere ubbidiente a Cristo. E ora notate che se il diavolo ha diritto su una persona è a motivo di queste tre fortezze, delle quali Dio ci ha dato delle armi potenti per distruggerle. Una volta che tu distruggi queste fortezze, il demone sconfitto non ha più diritto sulla persona. Ora, generalmente queste fortezze, tranne la mancanza di conoscenza, cioè il ragionamento, i pensieri, sono dei traumi, a meno che la persona, e si chiudono con il perdono, a meno che la persona abbia commesso, cioè parlo di ferite del passato, e le ferite del passato sono porte aperte al demone, le fornicazioni sono porte aperte al demone, e patti satanici, beh, lì non ci vuole un genio per arrivarci. Ma tu puoi essere credente e avere influenze demoniache. Ripeto, io non libero una persona se non è nata di nuovo. Mi è capitato una volta, proprio all'inizio del ministero, quando siamo andati a evangelizzare una settimana con il gruppo della chiesa, e mi sono trovato con un ragazzo che abusava delle droghe, e abbiamo cominciato a pregare e abbiamo cacciato via questo demone senza far ricevere Gesù Cristo questo ragazzo. La settimana dopo l'ho ritrovato e il volto era completamente cambiato, non per bene ma per male. E senza sapere, lo Spirito Santo, quando ho letto un passo della Bibbia, mi ha spiegato che cosa era successo. E questo passo lo troviamo, facciamo un salto, qui, in Matteo capitolo 12, versetto 43, che dice: quando lo spirito immondo esce da una persona, cioè smette di avere diritto su quella persona, si aggira per luoghi aridi, sottolineiamo, spirito immondo esce da un uomo, si aggira per i luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Notate che cercano riposo che avevano nell'uomo. Perché? Perché per mezzo del peccato il demone ti può far sentire, guarda questo è importante, per mezzo del peccato che abita in noi, i demoni, quando ci sono delle fortezze, queste fortezze permettono al demone, per mezzo del peccato, di trasmettere i suoi sentimenti. Così come lo Spirito Santo dentro il mio spirito permette a Dio di trasmettere i suoi sentimenti alla mia anima. E questo lo puoi capire quando hai ricevuto lo Spirito Santo per la prima volta, cioè Cristo, e hai cominciato a sentire sentimenti nuovi che non erano tuoi, ma li sentivi in prima persona. Cioè sentivi l'amore di Dio, la pace di Dio, la voglia di leggere la Bibbia, la voglia di pregare, tutta una serie di sentimenti non tuoi, ma dallo Spirito in prima persona, per mezzo del suo spirito e del tuo spirito. Allo stesso modo il diavolo lavora sui credenti mettendo i suoi sentimenti, quando ci sono i diritti, le fortezze, che permettono al demone di controllare la persona. Io possiedo un iPad, ma non vivo dentro l'iPad. Quando un demone possiede una persona, vuol dire che per mezzo di tutte queste fortezze ha il controllo totale di quella persona, o la maggior parte. In casi peggiori c'è sempre una lucidità della persona, lo vedi nel posseduto di Garadeno, che aveva una legione di demoni, e quando vede Gesù, chi corre verso Gesù non sono i demoni, perché i demoni non corrono verso Gesù, è il posseduto, e chi si inginocchia è il posseduto, ma poi chi parla sono i demoni, che c'è fra me e te, Satana, e Gesù. E le dice: esci Satana, e li manda, li concede di entrare nei maiali. Perché li concede di entrare nei maiali? Perché era motivo dell'autorità dei garadeni che quei demoni avevano anche il diritto di poter rimanere in quella zona. Perché dice questo Martin? Perché quando i garadeni vedono e vedono Gesù e il posseduto liberato, che cosa fanno? Gli chiedono di andarsi a Gesù Cristo. Vuol dire che loro scelgono i maiali, e per quel motivo, dal momento che loro, i cittadini, scelgono i maiali, Satana aveva diritto di rimanere in quella regione. Tornando a noi, se avete qualche domanda, fate le domande, non c'è problema. Grazie Pasch per i passi che stai scrivendo. E allora, notate che dice, si aggira in luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice, ritornerò alla mia casa da dove ho uscito, e quando ci arriva la trova vuota e spazzata e adornata. Notate che ha delle caratteristiche questa casa. È vuota, spazzata
e adornata, vuol dire che c'è stato messo ordine. Qui c'è la mano di Dio, perché Dio è un Dio di ordine. Vuol dire che prima non era vuota, era piena di demoni, e non era spazzata né adorna. E allora quando Cristo entra nella tua vita, sistema tutte le cose. Ma nota quello che dice: allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui. Perché 7 spiriti peggiori? Perché rinforza un po' le difese. I quali entrati vi prendono dimora, e l'ultima condizione, nota questo, l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. E allora, perché diventa peggiore? Perché le influenze demoniache che hanno diritto sulla persona sono maggiori. Ora, dall'altro lato, ritornando prima di passare a questa persona una persona convertita o no? Punto di domanda. Andremo a vederlo con la parola di Dio. Ma ritorniamo al fatto se un demone può convivere dove c'è lo Spirito Santo. Buonasera, caro Antonio Sorbo. Oh, perfetto, perfetto. E allora, non ci sono malefici sui figli di Dio, a meno che Ida fichichia. Leggi Deuteronomio 23:23, metti Pasqua, Deuteronomio 23:23, dove dice che non c'è indovinazione, non c'è sortilegio contro i figli di Dio, a meno che il figlio di Dio ci creda. Se tu vuoi una chiesa e lì ti fanno credere che perché porti il ciondolo con un segno strano c'è il diavolo che ha influenza su di te, e sia fatto secondo la tua fede. Allora, notate che nel Nuovo Testamento non si buttavano i ciondoli, si buttavano i libri. Perché? Perché i libri, per mezzo delle parole, creavano delle immagini, e le immagini hanno prodotto mancanza di conoscenza, ragionamenti, pensieri. Ed ecco dove c'è il vero combattimento contro il diavolo. Ma non c'è nessun ciondolo che possa avere diritto su un figlio di Dio, a meno che ci siano predicatori ignoranti che dicono queste cose. Generalmente sono del terzo mondo, sono predicatori del terzo mondo che non vengono con un bagaglio di conoscenza, cioè non si utilizza il cerebello, perché generalmente sono gente molto semplice. Ora non sto parlando male della gente del terzo mondo, per favore, non datemi del razzista, ok? Io vengo dal Sud America, non vengo dal terzo mondo, vivevo una condizione sociale molto privilegiata, ma al di là di questo so che generalmente nel terzo mondo c'è la classe alta e c'è la classe bassa, raramente c'è una classe media, e la maggior parte delle persone che arrivano qui sono persone che arrivano con grande manifestazione dello Spirito Santo per la semplicità del cuore, perché a volte è la nostra complessità, perché hanno più guarigioni in Africa che qua, perché là non hanno l'aspirina, qui sì, cioè del tipo, sto male, cosa faccio? Tu credenti, cosa fai? Preghi o prendi l'aspirina? Allò? Sì, non dire niente, non pubblicare niente, è tra te e Dio. Che cosa fai? Ieri sera, per esempio, c'era Johanna con una grande tosse, sono già 3 giorni che veniva questa tosse, e ha cominciato a vomitare e stava malissimo. Allora l'ho portata sul mio letto e ho cominciato, si è sdraiata, l'abbiamo tenuta un po' seduta, comunque un po' di peso, mucose su, per quello tosseva. E mi sono messo a cantare in lingue, e cantavo in lingue, piano piano la tosse ha cominciato a scendere, e poi si è aggirata dall'altro lato, e quello che ho fatto è mi sono avvicinata alla sua schiena e ho cominciato a cantare in lingue sulla sua schiena. Ora, tu sai che le onde sonore fanno vibrare, tu quando vai con un tamburo senti le vibrazioni del tamburo, e ho sentito questo da parte dello Spirito, di appoggiare la mia bocca sulla sua schiena e cantare in lingue, e potevo sentire la vibrazione del cantare in lingue che faceva vibrare la sua schiena, il petto, e così ha dormito tutta la notte in pace, e gloria a Dio, e gloria a Dio. Sì, ma qual è la prima tendenza che noi abbiamo? Qual è la prima tendenza che noi abbiamo? Ho mal di testa, cosa faccio? Aspirina. In Africa cosa fanno? I mal di testa, prega, perché non c'è altra, c'è un tumore, c'è qualcosa, e lì ci vuole la fede. E ora non c'è la conoscenza, ma c'è questa passione per la ricerca di Dio, perché non c'è scelta,
E ora, quando uno viene di quell'ambiente e arriva qua, trasmette quello che per loro è la verità senza avere conoscenza della Bibbia. E allora dipingono al diavolo come se fosse questo granché. Quando tu studi la Bibbia, ti rendi conto come veramente stanno le cose spirituali. Il problema è che se tu non hai conoscenza, che è una delle tre fortezze, la mancanza di conoscenza, e a quella che a più ci punta il diavolo. E perché, Martin, ci punta di più il diavolo la mancanza di conoscenza? Beh, prima cambia il tono, ok? Perché se stiamo dialogando, mi raccomando. Perché ci tiene la mancanza di conoscenza? Perché il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Comunque, tornando a noi, notate che questi tipi di insegnamento che ti fanno credere che il ciondolo ha effetto sulla tua vita, Sabrina, costipazione, grazie Sabrina. Questo tipo di insegnamento del maleficio, del ciondolo che ti porta sfortuna e che poi prima di liberare devi aprire la finestra per cacciare via il diavolo, sì, perché se no se lo cacci via con la finestra chiusa rimbalza e non ti esce di casa, cioè una valanga di stupidaggini che vengono predicate da ministri ignoranti che non si danno da fare per la conoscenza della Sacra Scrittura, per compiacere a Dio, sono più preoccupati a compiacere il popolo. E quando ti trovi di fronte a una scelta che non sai rispondere, cosa fai? Te le inventi. Quei maestri che sanno tutto e quello che non sanno se lo inventano. Perché informati. Ehi, senti, è un segno di umiltà dire, senti, non lo so, mi informo. Non lo so. Ma il problema è che quando al posto di informarti per mezzo dell'unzione che ti insegnerà ogni cosa fai? Vai su Google, vediamo su Google cosa dice su Google, cosa dice. E vai a predicare, senti quelle predicazioni low cost dove producono niente di frutto. Ora può un demone convivere dove c'è lo Spirito Santo? Ma guarda Giove, andiamo a Giove, dice un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti. Che cosa dice qui? Guarda qui, aspetta un attimo, eccoci qua, davanti all'Eterno, davanti, e davanti all'Eterno chi c'era? C'era Satana. Satana è venuto a presentarsi davanti all'Eterno. Satana, allora vuol dire che si può, Satana, oggi non si può più, ascolta, vieni qua, guarda qua, guardami. Non, ma ti sei salvato perché non ti posso mettere la sigla, perché sennò ti mettevo subito la sigla. Ma e Satana in questo punto non è sconfitto. Oggi non si può più presentare davanti a Dio. Perché si poteva presentare davanti a Dio? E perché può avere influenze sulle persone? Perché ci sono aree nella vita della persona che sono contaminate. E tutto quello che è contaminato a motivo del peccato, a motivo dei traumi, motivo tutto quello che dà diritto al diavolo di influenzare la tua vita è quello che permette al diavolo di toccare la tua vita. Per quello vi dice non date luogo al diavolo. Il diavolo può fare quello che tu gli lasci. Gesù Cristo ha detto tutta l'autorità mi è stata data in cielo e in terra. Tutta, non pezzettino. Vuol dire che e Satana non era sconfitto. Per quello lui quando Gesù diceva salta, lui saltava. Tutta l'autorità le è stata data. E non era in conflitto. Adesso le è stata tolta l'armatura e l'autorità che le aveva rubato all'uomo e ce l'ha data a noi. Per quello noi abbiamo l'autorità e lui è sotto i nostri piedi. Il problema è che se tu non ti rendi conto dell'autorità che tu hai, lui ti morde il calcagno, perché è biblico, già lo avevo profetizzato dall'inizio della creazione. Quando il diavolo ti morde il calcagno, quando non ti lavi con la parola la polvere dei piedi, perché lui è stato destinato a mangiare la polvere. E se tu non ti lavi la polvere dei piedi, che è questa simbologia che Gesù Cristo ha fatto quando ha lavato i piedi dei discepoli, che dice voi siete puri, ma non tutti, e quando Pietro dice no, e lì tu già sei puro, e allora perché mi lavi i piedi? Perché la parte che è in contatto con il mondo rappresenta la parte che è in contatto con il mondo, e allora io devo togliermi per mezzo del lavacro della parola. Cristo ci ha lavato con la parola come sposa di Cristo, dice. Amate le vostre mani come Cristo ci ha amato e ha dato la vita per lui, lavandoci con la parola di Dio, ci ha lavato con la parola. E ogni giorno io devo lavare la mia vita con quello che è, non dei peccati, perché è il sangue di Cristo che mi ha lavato, ma lavarmi di tutto quello che è la mondanità, le cose del mondo che cercano di attaccarsi alla mia vita e che danno diritto al diavolo. Ha senso? Ok, allora, c'è qualche domanda? Parentesi domanda? Martin, quindi una persona deve arrivare prima al perdono, prima di arrivare a una liberazione? E certo,
cioè amministrazione. Ad esempio, mia figlia non è convertita ancora, ma santificata per la mia fede. Amen. Io posso prendere autorità per cacciare via lo spirito. Non cacciare via nessun spirito. Falli ricevere Gesù Cristo. Perché se lei non è giustificata, non ha lo Spirito Santo, il diavolo torna. Restate fermi, resistete al diavolo, che è come un leone ruggente, girando, Gesù Cristo lo caccia via, sta scritto, e poi ritorna. E lo hai visto in quel passo che abbiamo letto, quando un demone esce, va in luoghi deserti cercando riposo, e non trovandolo cosa fa? Ritorna a casa. Quando tu prendi lo scudo della fede e le dai un cazzotto al diavolo che lo mandi via, prima o poi, con molta attenzione, lui torna. Se tu hai conoscenza, le li suoni di nuovo. Ma lui è lì per divorare, vuol dire che torna. Se tu prendi autorità e lo puoi fare, come Paolo con quella che aveva lo spirito di indovino, esci da quella donna. Sì, ma era una trappola del diavolo, lo ha fatto stressato così tanto Paolo che si è stancato, perché questa qua era lì a disturbare con questo demone, e l'ha liberata, ma era una trappola del diavolo affinché i proprietari della schiava si arrabbiassero e lo portassero, mettessero tutta la città contro di lui. Capisci le strategie del diavolo? In questo caso però portala a Cristo a tua figlia, non prendere autorità su questo demone, che puoi prendere autorità sul demone e io ti proibisco di parlare alla mente di mia figlia, sì, ma comunque se il demone fa qualcosa in tua figlia, perché lei gli ha dato il diritto. Ma stai tranquilla che Dio sa che cosa fa, tu devi semplicemente essere guidata dallo Spirito Santo. In risposta a Teodora, dice, riprendendo il discorso quasi iniziale dove dice che i primi figli di Adamo e Eva, cioè i figli di Dio, videro le figlie dei uomini e li piacquero, così asserisci che quando ci fu la caduta dell'umanità c'era un popolo, ma io leggendo Genesi è scritto che prima Dio creò un ordine e infine l'uomo, poi la donna. Subito parte la caduta, non dice che subito parte la caduta, c'è stato un periodo di tempo, è stata fatta la donna, non è che appena fatta la donna, non ci sono i tempi, e non dice che non esisteva, che non aveva avuto dei rapporti con Eva prima la caduta, per quello questo è... comunque, sì, ci stiamo sviando un po', ma ripeto, quando parla di i figli di Dio in Genesi 6, sta parlando di uomini, non sta parlando di angeli, in primo luogo perché gli angeli non possono avere rapporti sessuali, sono asessuali, quando li fanno, cercano di tentare Gesù, le dicono c'era una che aveva 7 mariti, poi muore, di chi sarà il marito in cielo? Riassumendo, le dice, voi ignorate le scritture e le potenze di Dio, quando saremo in cielo non ci sarà né marito, non si darà marito e moglie, saremo come gli angeli, vuol dire che sono asessuali, per quello era impossibile che fossero angeli quelli, perché non cucano, scusate, non hanno, sono asessuali. Allora, se non erano angeli, che cosa erano? Erano uomini. Il mio spirito non contenderà più con l'uomo, dice la Bibbia. E da dove venivano questi uomini? Se il Dio le dice all'uomo, al serpente, tu ti trascinerai con il tuo ventre, con il ventre, e mangerai polvere, vuol dire che Satana prima non si trascinava con il ventre del serpente e non mangiava la polvere. All'uomo le dice, tu lavorerai con il sudore della fronte, vuol dire che prima non lavorava con il sudore della fronte, lavorava con la proclamazione. E poi gli dice alla donna, tu partorirai con dolore, vuol dire che prima non partoriva con dolori, vuol dire che prima già c'erano stati dei figli. No, non è che sono arrabbiato, sono che già te l'ho ripetuto prima, me lo fai ripetere due volte. Parliamo così tipo amici, per quello mi permetto di agitarmi un po'. Scusate. Capite quanta pazienza ha mia moglie? Riuscite a capire quanta pazienza ha mia moglie? Comunque, spero di essere stato chiaro, Teodora, e non con la spiegazione.
Martin, ti ho scritto nell'email, oggi aspetto le tue notizie per vederci tramite Skype. Grazie di le email che scrivi arrivano prima a Pasquale, poi lui me le inoltra e da lì si fa un piano di lavoro, dipende di tutti gli appuntamenti che abbiamo. Resistente al diavolo e lui figgerà da voi. Brava, brava, amen. Allora dice Patrizia Corradini, andai a una conferenza di guarigione dell'anima dove dovevo portare 20 foto, era una copia di come liberare tu, ma mi sono spaventata e ho fatto nulla, oppure pagato. Mio Dio. Guarda, ci sono tanti ciarlatani, ma soprattutto ci sono mercenari che utilizzano tutto questo e ti fanno fare tutto questo. Per toglierti dei soldi, guarda. Comunque, al di là di questo, ciascuno raccoglie quello che semina. Stai tranquilla, Patrizia. Comunque, stavamo dicendo, Satana sì, si poteva presentare. Adesso non si può più presentare perché se andiamo alla parola di Dio. Nota che Ezechiele 28 dice: con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai, dice la Bibbia, profanato i tuoi santuari. Ecco qua quello che era contaminato, che permetteva a Satana presentarsi davanti a Cristo. Ma nota quello che dice Ebrei 9:23: era dunque necessario che i modelli delle cose celesti fossero purificati con queste cose, cioè il sangue di animali. Ma le cose celesti stesse lo dovevano essere con un sacrificio più eccellente di questi, cioè il sangue di Cristo. Questo ti fa capire che c'erano nel cielo delle cose celesti contaminati che permettevano a Satana di presentarsi davanti a Dio. Quali erano? Lo abbiamo appena visto. I santuari dal quale lui era responsabile in cielo. Ora, cacciato via dal cielo, purificati i santuari, Satana non può più mettere i piedi di fronte alla presenza di Dio. Ma è stato cacciato sulla terra e adesso l'accusatore ci accusa nella mente. E allora, notate che ha diritto sui uomini a motivo delle fortezze. Le fortezze sono tutti quei luoghi che noi abbiamo nella mente che danno diritto al diavolo. Facciamo un combine così posso vedervi. Eccolo qua. Avete visto? Allora. Oh, vi ho fatto vedere questo trucco? Questo è solo per le unti, non tutti li possono fare. Un vero unto può fare questo. Siete pronti? Guarda questo, eh? Allora, guarda questo. Allora, questo si chiama il giro tondo. E questo è. Hai visto che è apparso? Ero di là e adesso sono apparso di qua. Non so se l'avete notato. Non so, ve lo faccio di nuovo. Prima faccio il giro tondo. Scusate, queste sono cose serie, non è che sto perdendo tempo. Adesso riprendiamo il discorso. Rimane lì, ora. Ok, giro tondo, 1, 2. Lì, mentre gira, uno deve togliere la sedia. Poi. Adesso vedete, sono apparso dall'altro lato. Solo gli unti fanno queste cose. Vabbè, permettetemi un po' di scherzare. Ora, stavamo dicendo. Ah, sei un bambinone, Martin. Sì, e ne sono fiero. Oggi ho giocato con mia figlia. Oh, mia figlia ha vinto 10 partite di seguito all'uno. Ma ti rendi conto? 10 partite di. Io ho detto, qua mi sta fregando. Qua c'è uno specchio, mi sta guardando le carte. 10 partite mi ha vinto. 10. Come fa una bambina di 12-11 anni a vincere 10 partite? 10 partite, 11 anni, scusate. Di uno, oh, ci sono rimasto malissimo. Poi ho vinto io. Gloria a Dio. Ho dovuto pregare un po'. Ma comunque, tornando a noi. Ora, siamo nel combine. Abbiamo visto che quando esce, vai lui aride cercando riposo. Perché? Perché prima il riposo, questo riposo che vediamo qui, lo trovava nell'uomo per mezzo del peccato. Vuol dire che quando il diavolo ha delle parti contaminate nell'uomo. Utilizza il peccato per sentire quello che non solo per trasmettere i suoi sentimenti, per quello ci sono demoni di paura, di rabbia, ma possono sentire quello che tu senti e per loro questo è il riposo. Io mi capita spesso che quando devo fare le amministrazioni, le persone che ho davanti cominciano a innervosirsi, cominciano a essere agitate. Non sono loro, sono i demoni che hanno influenza su di loro che sanno che sta arrivando la fine per loro. Comunque.
Allora, Teodora dice, scusate che ci sono le domande. Teodora dice, come intercedere per qualcuno che non ha Cristo, ma che ha bisogno di essere liberato, ad esempio chi assume antidepressivi, qualcun farmaco simile? Purtroppo giro, e vedo molti giovani in tali problemi. Si prega a Dio per essere liberato, si prega o si prega perché riceva Cristo? Prima di tutto perché riceva Cristo, ma noi abbiamo autorità nel nome di Gesù. E come ha detto, io e la mia casa serviremo al Signore. Una proclamazione, perché? Perché i miei figli sono santificati, mia moglie è santificata e questo mi dà il diritto di proclamare nel nome di Gesù. Per quello io proclamo la mia casa, ma finché tu vedi la situazione della tua casa e non vedi quello che Dio dice della tua casa, la condizione non cambia. Per quello è la fede che trasforma tutto questo. Donatella, Marta, ci ho provato a parlare con mia figlia. Lei ha 14 anni. Ma non vuole ascoltarmi sempre. Io non posso che pregare per lei, non posso impormi. Dammi un consiglio. Dille a tua figlia che se vuole parlare direttamente con me sarà un piacere per me. Dale il libro, Guarigione e Liberazione, lascialo nel bagno. Fai questa strategia, ascoltami. Prendi il libro, Guarigione e Liberazione, lo lasci sul bagno, lo lasci in bagno. Non dirle niente, lascialo in bagno. Cioè, ce ne avrai tanti giornali, loro generalmente vanno con il cellulare. Ma lascia, il titolo già tira da solo. Lo lasci lì. E lascia che lo lega, a un certo punto sarà lei a chiederti. E se ti chiedi, gli dirai: guarda caso, su Facebook, se vuoi conoscerlo, contattalo su Facebook e se vuoi, contattalo in privato perché gli ho detto che stavo pregando per te, non dirgli per i dettagli, e mi ha dato la disponibilità di parlare con te. E volentieri parlerò con tua figlia. Se le fortefie vengono battute, il demone perde l'autorità su di noi e se ne va. E se ne va da quell'aria. Sì, brava Sabrina, buon tempo. Ora, l'ho fatte domande così finisco questa spiegazione. Ora, questa persona che noi stiamo vedendo in questo passo della Bibbia che avete alla mia, di qua. Questo passo della Bibbia, che è Matteo 12,3, sta parlando di un credente o no? Perché notate che lui esce dalla casa, non trovando riposo, dice trovarò. E quando arriva, guardate questo, che arriva il demone, la trova vuota. Vuota perché? Vuota può essere perché o non c'è lo Spirito Santo, ma ricordate che noi siamo casa, noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Qual è il tempio dello Spirito Santo? Il nostro corpo. Il nostro corpo. Qual era la casa del diavolo? Perché lo Spirito abita nel mio spirito. Ma noi siamo la dimora dello Spirito Santo. E il diavolo dimora o ha diritto sul nostro corpo, su questo corpo. E lo trova vuota, spazzata. Vuota può essere che non abbia lo Spirito Santo da un lato. O vuota vuol dire che hanno cacciato i demoni e nell'area dove avevano influenza i demoni non c'è. Che era spazzata e adorna. Beh, sicuramente qua c'è la mano di Dio perché è Dio è un Dio di ordine. Vuol dire che questa persona molto probabilmente era convertita. Ma se non lo era, nota quello che succede. Sette demoni peggiori di lui arriva e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Ora, può questo accadere a un credente? Punto di domanda. Allora, un credente può peggiorare la condizione? Sì, un nato di nuovo. Può essere liberato e poi questi demoni possono ritornare a avere diritto su quella persona? Certo, non perché hai lo Spirito Santo, tu sei sistemato. Ehi, se tu sei uno di quelli, se tu sei ministro e predichi quelle cose, date una regolata, cerca Dio, informati. Se veramente ami il popolo di Dio, tu devi dare soluzioni, giustificazioni, non compiaccia a Dio. Noi dobbiamo dimostrare che quello che predichiamo è la verità. E lo dobbiamo dimostrare con i fatti. Ora, mi viene in mente una ragazza che mi hanno presentato, ho fatto l'amministrazione su Skype, ma questa ragazza non voleva mollare un'area e non aveva confessato tutto. E poi mi ricontatta. Ovviamente io non posso fare il pastore su online. Le ho consigliato di andare in una chiesa, chiesa che non ha mai messo un piede, perché c'è gente che non vuole essere aiutata, c'è gente che non vuole essere aiutata. Se la persona vuole essere aiutata, può essere aiutata, ma c'è gente che si nutre di questo, di questi, di questa, di queste, di queste persone che girano intorno perché tu hai tutta questa situazione di difficoltà. È diavolico, sono demoni, demoni che li mettono in mente, se io me ne vado, nessuno più verrà a cercarti. Bugie del diavolo. Comunque, ritornando a noi, andiamo a vedere un caso di una persona che si è conosciuto il Signore e che sono tornati i demoni. Seconda Pietro 2,20 dice, se infatti dopo aver, guarda questo, dopo aver, fu, scusate,
Dopo aver fuggito della corruzione del mondo mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, notate che la conoscenza mi fa fuggire della corruzione del mondo. Parentesi, guardiamo il capitolo precedente, capitolo 1, versetto 13, perché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamato mediante la sua gloria e virtù. Vuol dire che quando io ho avuto la conoscenza, questa conoscenza mi permette di attivare tutto quello che mi è stato donato riguardo alla vita e alla pietà. Ma poi dice che per poter attivare ovviamente tutto quello che mi è stato donato, dice attraverso le quali sono state donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventate partecipi della natura divina dopo essere fuggiti alla corruzione nel mondo a motivo della concupiscenza. La corruzione che c'è nel mondo, sottolineo, nel mondo, nasce dalla concupiscenza. La concupiscenza è quel male che dimora dentro di noi, è il male che produce corruzione nel mondo e che produce corruzione anche che connessa con il peccato, che questa è la concupiscenza, la madre del peccato, perché quando noi siamo tentati, siamo adescati dalla tentazione verso la concupiscenza. Quando la concupiscenza concepisce, vuol dire che si unisce alla tentazione, è questione di tempo per partorire il peccato. Per cui il peccato nasce dalla concupiscenza e la concupiscenza produce la corruzione nel mondo. Mi state seguendo? Ora, in questo caso, notate che dopo essere fuggito, io posso essere partecipe della natura divina, solo dopo essere fuggito, ma io fugo della corruzione per mezzo della conoscenza di Cristo. È la conoscenza che mi permette di fuggire. E infatti, ritornando al capitolo 2, versetto 20, dice: se infatti dopo aver fuggito alla corruzione del mondo, mediante la conoscenza del Signore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, cioè tu eri uno legato alla pornografia, hai conosciuto Gesù Cristo, sei stato liberato dalla pornografia, alleluia, sei stato liberato perché hai conosciuto Gesù Cristo, ma poi ti lasci di nuovo avviluppare, guarda questo, avviluppare e vincere, nota che è un processo che il diavolo comincia a tentarti e tu cedi. Smetti di vegliare, smetti di pregare, smetti di andare in chiesa, smetti di cercare il volto di Dio, non che perdi la salvezza, ma guarda questo, dice la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Perché? Perché quei demoni che avevano diritto chiamano sette peggiori e vengono a influenzare la tua vita, perché tu hai aperto la porta, perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto, e qui è gnosco, cioè che parla anche delle intimità sessuali, cioè essere una sola cosa, conosciuto la via della giustizia, che dopo averla conosciuto, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro, e è venuto di loro quel che dice la verità del proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa o il maiale è tornato a rotolarsi nel fango. Per quello dice: non dare la perla ai porci e il santo ai cani. Chi sono i santi e i cani? Sono quelli che volgono le spalle, che si lasciano riavviluppare, che la loro condizione peggiora. C'è speranza per loro? Certo, basta che si ravvedano, basta che aprano il cuore, basta che ritornano a Cristo. E certo che c'è una soluzione, sempre c'è una soluzione, ma queste persone sono nate di nuovo. Ora, se c'è un predicatore che mi dice che la persona che ha lo Spirito Santo non può avere influenza demoniaca, quello è pieno di influenze demoniache. Mio Dio, è il diavolo che sta parlando per mezzo di quel ministro. Come fai a dire una cosa del genere? Su quale base dici una cosa del genere? Su quale base biblica puoi dire una stupidaggine del genere per far inciampare i figli di Dio e lasciare quei demoni avere diritto sui figli di Dio per il quale Cristo ha dato la vita sulla croce per spogliare quei demoni? Oh, alleluia. E lì c'è un pastore che si sta manifestando. Leggo tutti quei demoni che hai addosso, tu, predicatore del diavolo. Comunque, sei arrabbiato, Martin? Sì, sono arrabbiato. Sono arrabbiato perché al posto di avere predicatori che si consacrano a Dio, si consacrano alla carne, predicano stupidaggine e si trascinano il popolo di Dio in tutte queste dottrine del diavolo,
per permettere un demone sconfitto di umiliare i figli di Dio, quando siamo noi che dobbiamo portare questo risveglio che sta aspettando. Stiamo dormendo da troppo, ragazzi. Stiamo dormendo da troppo, fratelli. Stiamo dormendo da troppo. E dormire, senti, essere carnale non vuol dire essere scherzoso. Perché alcuni dicono, sì, mi piace Marti, ma è un po' mondano, perché faccio battute. Ma guarda te. Vabbè, comunque, torniamo. sì, Marco Cremi, contatta Pasquale. Se contatti a Pasquale, lui ti spiegherà quello che devi fare per i tuoi mail. No, Pasquale dice che non è arrivata. Stiamo facendo una partita di ping pong qua. Per quello, contattatevi direttamente, così lascia in privato o mettiamo il numero di Pasquale. Metti il tuo numero, Pasquale. Non dovrei sapere a memoria, lo so, Pas, ma perdonami. Metti il numero di Pasquale, così lo potete contattare. Bene, Angela, spero essere stato chiaro riguardo a questo. E se tuo pastore forse vuole farsi una chiacchierata, dille di contattarmi. Lo dubito, dopo quello che ho detto che aveva voluto contattarmi, ma dille, guarda, Martin è disposto a farsi una chiacchierata, a chiarire dei dubbi. E se lui ha ragione riguardo a qualche dottrina, gloria a Dio, ho imparato qualcosa. Qual è il problema? Che mica siamo qui a lottare a vedere chi ha ragione con il... Proverbi capitolo 4 versetto 6, prima Corinzi capitolo 3 versetto 9, Genesi capitolo 2 versetto 9, pa. E ci sono lì i bandoleros del Vangelo. quando non c'è rivelazione, mio Dio, quanti danni si fanno. Ok, bene, perfetto, ragazzi, se non c'è domande, non è vero, non sei montato, sei semplice una persona che invoglia chi dormiva come me a seguire la strada di Dio che vi ha segnato. Gloria a Dio, Maria, sono contento di vedere il frutto della consacrazione a Dio, perché senza consacrazione non c'è frutto. Puoi avere seguaci, ma non persone cambiate, questo è poco ma sicuro. Bene, va bene, se volete che vi lucidi a altre cose, fatemi sapere. C'è un ringraziamento per la delucidazione. Se volete che vi lucidi qualche altra cosa, fatemi sapere. Martin, quando vieni a Torino? Non lo so, è un po' che no. Mio marito non è convertito, se non ti ospitavo io. No, tranquilla. Sì, ho ricevuto una bellissima parola profetica, ad espandere i picchetti dove voglio, in Italia. Mi piace questo. Per quello devo cominciare a organizzare alcune conferenze al nord, perché è un po' che non ci vado al nord. Sì, questo anno devo cominciare a organizzare nuovi eventi, come ho detto, soprattutto al nord. Benissimo. Bene, ok, che aumenta la conoscenza aumenta la sofferenza, è quanto è vero quel proverbio. Spero sei unto. Sì, guarda, io non cammino, io scivolo. Dire che sei unto non è sbagliato, perché tutti siamo unti, tutti abbiamo l'unzione. Il problema è che non sappiamo come tirarla fuori, questo è il problema. Bene, benedizione a tutti i pastori che seguono, amen, benedizione a tutti i pastori che ci seguono. Fratello Brescia, sì, perché no, basta una sala conferenza, ragazzi, e una squadra, e andiamo e spacchiamo tutto nel nome di Gesù. Ci vogliono ovviamente alcune persone che vogliono essere formate per raccogliere tutte le anime che si convertono in questi eventi, perché in passato facevo eventi in alberghi con tante persone convertite, ma non c'era chi li riceveva e partoriva degli orfani. E allora ho capito che per fare un evento bisogna di gente che vuole o abbia voglia di cominciare delle comunità nelle case, così tutte le anime che si convertono possono essere incanalizzate in queste persone, ma prima vi dobbiamo formare. Questo non è una denominazione, io non credo in quello, io credo in espandere il regno di Dio, in aiutarti senza condizioni. Non è che tu devi, senza, cerca Dio, sottometti a Dio,
ma noi crediamo che siamo qui per servire voi, non voi per servire me. E noi siamo qui per servire, non per essere serviti. E noi vogliamo espandere il regno di Dio senza timbri, senza legami. Perché una volta che tu sei parte di qualcosa, sei legato dall'uomo. Tu non puoi andare lì, non puoi fare questo, non puoi fare, cadi sotto la legge. Quello non lo puoi ascoltare più. Sì, perché non lo puoi ascoltare più a Martin? Perché mi frega le prediche. E allora se tu mi ascolti, lui sa da dove vengono le prediche. Ah, questa chiedo perdono. Ah, perdonami signore, questa era carnalissima. Quella era veramente carnale, chiedo perdono. Bene, boh, niente, Dio vi benedica. Dove abito? In Sardegna, carissimo, il posto più bello del mondo, dove finalmente si riposa, si vive con gioia. Ah, ma non so se era a me la domanda di Maurizio. Comunque, perché Maurizio, tu sai che abito a c'è Maurizio che abita a Brescia, per quello connettiti con Maurizio del Prete, che è uno dei nostri studenti, molto molto in gamba, molto in gamba, e per quello di Brescia, Rosa Mariela Marconi, connettati con, che bello, guarda, tutte queste connessioni, con Maurizio, e perché non organizzare un qualcosa bellissimo a Brescia? Ci tengo, ho tanti amici anche lì nella zona, che non vedono l'ora di fare qualcosa. Maria Concetta, pastore vuol dire servitore? No, pastore è quello che pasce le pecore, ministro vuol dire servitore, i ministri sono i servitori, il pastore è colui che dà da mangiare, che è anche un ministro e in teoria è un servitore. Sei unto e a volte friggi, è vero Piera, è vero, frigo. Bene, ok, niente, adesso sì ragazzi, Dio vi strabenedica, ci vediamo domani. Se avete qualche domanda che volete mandarmi in privato, potete benissimo mandarla in privato, altrimenti ho un sacco di cose da fare, non voglio, vabbè, pregate per me che Dio mi dia la forza per fare tutto quello, perché noi ci fortifichiamo, amen. Bene, Daniele, scusate, se ti ascoltiamo sicuramente influirà il nostro modo di porci anche agli altri, non credo sia per forza copiare le prediche, o no? No, ascolta, ripeto, lasciatemi spiegare questo e vi saluto adesso. Io sono fiero quando le persone prendono rivelazione, ascoltano questi studi, prendono rivelazione e le insegnano ad altri. Quando si fanno le conferenze con questo materiale, lì sai, nel mondo è come se tu vai da qualcuno che ha scritto qualcosa, li prende il libro e ti fai una conferenza. Non mi sembra molto onesto da parte della persona. Ma anche se mi chiami, gloria a Dio, ti metto la pubblicità su Facebook, non è quello il problema. Sono i predicatori disonesti che non mi piacciono. Ora, perché? Perché si fanno dei soldi con le conferenze usando materiale altrui. Questo è il mio problema. Che poi, gloria a Dio, alla fin fine, poi ci sono pastori che addirittura mi copiano le battute. Vi sto edificando? Mi state seguendo? Ah signore, addirittura mi hanno copiato la battuta, questa è bellissima. Sai quando a volte sto predicando, dico qualcosa di forte, spesso dico no, non voi, quelli della parrocchia a fianco, no? anche quella mi hanno copiato. Vabbè, niente, sono contento e vabbè, scusatemi se sono a volte un po' carnale, se mi scappa la battuta carnale, ecco. Dio vi benedica e ci vediamo alla prossima. Infatti si è bloccato, non per caso si è bloccato. Hasta la vista a tutti, ciao.